La Camera di Commercio di Arezzo e Siena sceglie il campus universitario di Arezzo per presentare il suo rapporto. Questa è la seconda edizione Arezzo 2030. Si tratta dell'analisi complessiva di come la provincia di Arezzo si collochi rispetto ai 17 obiettivi nell'agenda 2030 dell'ONU. Il ruolo della Camera è quello ovviamente di cercare di disegnare quello che sarà un futuro, di fabbisogni, ovviamente di anche ragionamenti un po' più complessivi, visto che viviamo in momenti particolari, difficili, dove tutto sta cambiando anche in tempi molto molto rapidi, quindi cercare di disegnare un futuro al 2030 o comunque sul medio e lungo termine è sicuramente una sfida, ma nella quale ovviamente la Camera si sente assolutamente impegnata. Dallo studio si percepisce una dinamica di come evolvono, diciamo, di come evolve da parte l'attenzione nell'arco dei mesi e degli anni, cioè io misuro l'indice ogni anno e così vedo i progressi o anche i regressi che ho avuto sui vari temi, quindi non è una lettura statica ma è un rapporto dinamico. Io ho apprezzato molto e credo che noi come Union Camere non possiamo che essere lieti che qui ci sia questa bellissima iniziativa. Uno dei dati contenuti nel rapporto è che la provincia di Arezzo ha la produzione lorda di energia elettrica più elevata di tutta la Toscana, ma la percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili è invece inferiore alla media regionale e nazionale. Per quanto riguarda l'otto, registriamo, essendo questo il secondo rapporto, quindi è già passato un anno, registriamo un miglioramento, quindi un passaggio, diciamo, a un'area verde, da un'area che era gialla, un'area verde nell'ambito del lavoro, dell'inclusione e dello sviluppo economico. Per quanto riguarda invece il 9, purtroppo confermiamo ancora una difficoltà e siamo ancora in area rossa. C'è una lenta erosione del nostro sistema imprenditoriale, una crescita delle imprese individuali, ma una diminuzione che direi è storica nel nostro territorio delle società di capitali, il che vuol dire forse anche un arretramento come dimensione della nostra struttura imprenditoriale. Durante la mattinata è stato il segretario generale di Union Camere, Giuseppe Tripoli, a presentare una recente ricerca sull'economia sostenibile Green Italy 2022. Anzitutto emerge che l'Italia ha dei primati europei e mondiali in alcuni settori, per esempio nel riciclo. È leader in Europa sia sul recupero dei rifiuti urbani ma soprattutto sui rifiuti industriali, dove siamo veramente in testa. È leader nel numero delle aziende che investono in innovazione per le tecnologie green. Sono circa 340.000 le aziende che investono nel green. Sono aziende di tutte le dimensioni, anche aziende di piccola dimensione, e sempre più si stanno spalmando sul territorio. Prima erano più concentrate in alcune regioni, ora sono presenti in diversissime regioni le aziende green. Terzo dato che emerge importantissimo è che le aziende green sono anche le aziende che hanno delle performance migliori in termini di fatturato, in termini di occupazione, in termini di export, cioè chi investe nell'innovazione e quindi nel green, nelle tecnologie della sostenibilità, è più capace di competere rispetto alle altre. E rispetto alle altre hanno avuto una capacità di resilienza e di ripresa dopo il Covid molto più veloce.